Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi vorrei parlarvi di acque profumate. Perché? Innanzitutto perché il mio video sui profumi, relativamente a tutti gli altri video, ha avuto un enorme successo ovviamente nel mio piccolino. E secondo perché ho ritrovato sparse per casa e al lavoro un po' di acque profumate che tengo per ogni evenienza e perché ho trovato dei profumi alla frutta che non sono di marchi di profumi, ecco. Edizioni limitate e varie. Allora, infatti vorrei partire proprio da questi profumini che io ho ritrovato, che non uso ma li tengo al lavoro perché ogni tanto ci piace far cambiare un po' l'aria, apriamo la finestra, passiamo un po' il profumo, lo usiamo un po' come aromaterapia perché da mettere addosso sono troppo dolci, almeno non lo erano quando li ho comprati una decina d'anni fa, ma lo sono adesso. Allora, ho questo Eau de Toilette della Yves Rocher alla mela candita, buonissimo, infatti è un po' più usato, è quello che sto spruzzando ultimamente al lavoro, anche perché con tutto il disinfettante che stiamo usando e l'alcol ci vuole per cambiare un po' d'aria. E il prossimo che finirà al lavoro è sempre della Yves Rocher, Mango e frutto della passione. Ho trovato della Bottega Verde il profumo Eau de Toilette all'iris e l'Eau de Toilette Borsari 1870 violettina. Questo l'ho comprato quando lavoravo in profumeria, perché io impazzisco per il profumo alla violetta, ma è difficile trovare un profumo alla violetta come lo intendiamo noi, che non sia chimico. Questo è proprio il tipo di violetta, cioè, che adoro io. Questa violetta mi ricorda il profumo. C'era una gelateria quando avevo 10 anni in centro alla mia città che faceva solo in estate un profumo alla violetta, cioè un gelato alla violetta. Era viola, ecco il mio, da qui si capisce che insomma il mio amore per il colore viola deriva già da quando avevo 10 anni. Era sia viola sia aveva questo profumo di violetta, incredibile l'idea di mangiare un profumo, sì. Era proprio l'idea di mangiare un profumo ed è questo il profumo che a me sembrava di mangiare. E, però sebbene fosse forte, sembrava sicuramente molto chimico come sapore, molto creato ad hoc, a me faceva impazzire. Da lì c'è un'altra gelateria strafamosa che sempre in quegli anni ha prodotto il gelato alla rosa e tuttora continua a produrlo. E quello posso dire che non è chimico per niente, ha proprio quell'aroma di acqua di rose, quindi ormai sono passata totalmente al profumo alla rosa, ma in love in memory di questo profumo alla violetta, di cui ho trovato quando lavoravo in profumeria appunto l'aroma, lo stesso profumo. Anche questo profumo all'iris, ecco, questo è esattamente il profumo che fanno i miei iris in estate, o tra poco. Adesso stanno iniziando a uscire, ma verso giugno, quando io passo davanti all'ingresso di casa, sento tutto il profumo dell'iris e sento il profumo di questi fiori e vorrei, l'ho comprato appunto non per mettermelo addosso perché per me è troppo forte, cioè non è il tipo di profumo che mi piace avere addosso, però l'ho preso appunto per tenere tutto l'anno in casa il profumo di questi fiori che io adoro. Uscendo dal profumo, dai profumi in senso stretto, sebbene fruttati, ecco ciò che si chiama Eau de Toilette, mi piacerebbe parlare di un olio per il corpo, un olio profumato, famosissimo quando io ero alle superiori, una vita fa. The Body Shop olio profumato, io ho preso alla fragola, ecco, ormai ovviamente non lo uso, diciamo lo usavo parecchio, lo usavo tutti i giorni, comunque non si è consumato,
era alla fragola e niente, aveva il, adesso non riesco più ad aprirlo perché è una vita che non è aperto, allora aveva la palettina che si metteva sulla pelle. Mamma, non oso farlo perché ho paura che insomma sono, sarà più di 20 anni che lì il colore è trasparente, non si vede perché c'è un po' di luce, c'è un po' di luce che filtra dalla finestra. E è sempre trasparente, non ha mai cambiato, il profumo è esattamente lo stesso, una goduria, è una libidine, questo profumo rimane una libidine. Poi passiamo a tempi più recenti e non sospetti, ho preso quest'acqua naturale della Avon, dell'Avon, vediamo un po', sto cercando un modo che si veda meglio. Alla fragola e guava, ecco, video la guava perché mi ricorda appunto i miei anni passati all'estero, come ho già detto nel video sul top del mese di gennaio, la guava è un frutto che mi porta indietro negli anni, quindi già più di 10 anni fa. E questo è il motivo per cui l'avevo preso. Ovviamente dal momento che il catalogo Avon si può consultare, ma non è che si può sentire il profumo, il fatto che avesse la guava, ho detto qualsiasi modo sia, mi serve per tornare indietro nel tempo. Ecco, io sono una di quelle persone che utilizza il profumo per evocare dei ricordi, per evocare delle sensazioni. Rimanendo su questo genere, fantastico Theology, ho comprato l'anno scorso da Marinot, balsamo, quindi acqua profumata per il corpo, profuma e rinfresca. Questo qui è Theology, è Alte Verde e mi ricorda tantissimo il profumo che era uscito dalla bottega verde, Alte Verde, che ne ho usati penso a quintalate, penso, ecco, probabilmente sono l'unico profumo, quindi il tè verde dell'erbolario è stato l'unico profumo che io sia riuscita a usare e riusare e riusare nel tempo. Io non ho mai comprato un profumo 2 o 3 volte, ne ho sempre finito uno, faccio anche fatica a finire uno, ma durano tantissimo, se visto nel mio video dei profumi, a me i profumi durano tantissimo. E questo E invece il tè verde dell'erbolario e l'ultimo che ho comprato è stato di Elizabeth Arden, che avevano lo stesso profumo. Io quelli li ho finiti e ricomprati. Quindi l'anno scorso sento questo profumo, acqua mista per il corpo, io ero in fissa per le miste per il corpo e per il viso, altro video che farò a breve. Ero in fissa e l'ho preso. Cioè, mamma mia, è un ricordo che rinfresca solo sentire l'odore, rinfresca il solo profumo, è una cosa pazzesca, è fenomenale, stupendo, buonissimo, rilassante, energizzante, puoi chiamarlo, lo so che dire rilassante ed energizzante, insomma, se uno vuole rilassarsi ci si rilassa, se uno ha bisogno di quella carica in più la mattina, ecco, ti dà quella carica in più. Secondo me è proprio uno di quei profumi che fa aromaterapia. Yoga Care, qui c'è scritto Yoga Care, in effetti è quel tipo di profumo che mi dà la sensazione di dar subito la calma alle persone, ma allo stesso tempo dà una carica energizzante. Nel momento in cui uno arriva a casa stressato, sente questo profumo, ti fai una bella doccia, spruzzi questo sul corpo in estate, cioè poi ti siedi sul divano al fresco tra due finestre, ecco, questo è, chi volesse potesse andare in giardino, io non ci vado perché siamo bombardati dalle zanzare, quindi non ci vado, però mi metto al vento tra due finestre e guardo la televisione la sera tardi dopo che ho portato fuori il cane, ecco, è una meraviglia. Ma allo stesso modo lo utilizzo la mattina prima di andare al lavoro per svegliarmi. Ecco, io lo adoro. Aquarel, estratto d'emozione, si chiama. Balsamo, quindi ancora
acqua profumata, body mist. Qua mi dice estratto d'emozione, non capisco, estratto di frutti, rilassati e datti ristoro con questa balancing body mist, va bene, con le note armonizzanti del melone, della pera e della vaniglia. Contiene ingredienti naturali, profuma e ammorbidisce la tua pelle naturalmente. Questo è un altro di quelli che uso in estate appena dopo la doccia e in effetti è... la pera si sente tutta. Sinceramente il melone non me ne ero mai accorta, la pera non mi ero accorta che fosse pera, ecco, mi piaceva il profumo, adesso che leggo sì, sento tutta la pera che c'è all'interno. E la vaniglia no, la vaniglia non si sente molto, devo dire, è più fruttato che vanigliato. Ed è una cosa davvero molto particolare, può dar fastidio. Per me è particolare al punto giusto da non irritarmi, ecco, mi piace parecchio in estate. La Corelle, tra l'altro, è un'ottima marca per quanto riguarda le acque o gli oli dopo doccia. Sì, è una marca veramente, veramente fantastica. È da provare, ha dei profumi che riesce ad avere solo lei. Io l'ho preso appunto perché già conoscevo l'olio, ovviamente non hanno lo stesso profumo. Ma è piaciuto per la particolarità, io non ho mai trovato niente di simile, di paragonabile a questo. Altro prodotto, Revolution Rose Hip Regenerating Essence Spray della Revolution, e non mi piace sul viso, questa non mi piace sul viso. Allora, il profumo è buonissimo, ma si sente tantissimo, e insieme ci deve essere l'estratto di limone, di olio di limone, perché sì, penso di scorza di limone probabilmente, perché si sente tantissimo. La rosa, qua dice rosa, la rosa moscheta, e l'odore di rosa moscheta si sente pochissimo. Io prendendolo speravo si sentisse di più, perché la rosa moscheta è qualcosa di diverso dalla rosa come profumo. Una rosa moscheta molto più frizzante, è una rosa un po' più frizzante della solita rosa che conosciamo. Non si sente la rosa, il profumo è molto buono comunque, di limone. A me piacciono le cose un po' frizzanti, un po' agrumate, quindi unisce due cose. È rigenerante, io non mi piace sul viso, il viso me lo lascia appiccicoso, quindi se devo usarlo sopra il trucco o così per andare al lavoro, ne ho altre che non mi fanno questo problema. Quindi qua non è specificato comunque che sia per il viso, lo userò su tutto il corpo in estate come sto facendo con le altre. Tempo fa ho voluto provare questi deodoranti per l'ambiente, Bio Air Spray del Primavera, Air Spray della, sì, sa, Primavera, come si chiamano, una marca bio che trovavo su Mondevert, no, su Eccoverde, io compravo tantissimo su Eccoverde, e una volta ho trovato questi spray veramente bio, perché hanno solo tre ingredienti, l'alcol biologico, lo specificano biologico, acqua, mirto, lemongrass, zenzero. Questo veniva chiamato Air Bio Air Spray, questo veniva chiamato Primavera, ed era Clean Air, quindi per purificare l'aria, ma l'ho preso tantissimi anni fa, 4-5 anni fa tipo, adesso quasi finito, mi dispiace anche. Ha un profumo fantastico. Questi venivano venduti anche da spruzzare eventualmente sul cuscino, cioè adesso qua ho spruzzato di tutto e di più. Lo zenzero si sente, mamma, è la prima volta che sento anche il mirto. Lo zenzero si sente da tantissimo, lo zenzero è la prima cosa che si sente. L'ultima cosa, che è quella che rimane forte, è proprio il limone, la scorza di limone in realtà.
Vabbè, no, qua dice lemongrass, va bene. Comunque, l'odore agrumato è fortissimo, a me sembra molto limone, però un limone, sì, probabilmente proprio lemongrass, non è tanto limone. Quindi, lo zenzero arriva prepotente al primo momento. Adesso che io ho letto mirto, mi rendo conto che è proprio il secondo ingrediente che ho sentito per un attimo solo. E ciò che rimane prepotente per tutto il tempo ed è quello che ti rimane nelle narici e che poi le persone percepiscono nell'ambiente appena entrano è il limone. È una cosa spettacolare. È stata la prima volta qua che l'ho spruzzato proprio vicino a me. Io in genere lo spruzzo sempre in aria e poi ovviamente sento solo anch'io il profumo del limone. È stata la prima volta spruzzandolo qui attaccato a me che ho sentito il mirto. Incredibile. È incredibile. Ottimo, veramente, 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 veramente ottimo. No, non so se lo vendono ancora, dovrò andare a guardare sul sito. È questo. Andrò a controllare sul sito della Ecoverde se lo vendono ancora. Questo è tutto. E spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciarmi un like se vi è piaciuto, ovviamente. E niente, ci vediamo alla prossima. Un bacione da Silvia. Ciao!